commovente lettera spedita ai genitori di Lorenzo Vanzi, il bambino di 10 anni morto in un incidente stradale davanti alla sua abitazione sulla via Chiantigiana a Montevarchi nell'ottobre dello scorso anno. Grazie alla generosa scelta dei suoi genitori, il suo rene ha ridato speranza a un altro bambino, nato con una malformazione alle vie urinarie. Sono la mamma di uno dei bambini che ha avuto un dono grande e meraviglioso da voi, genitori di una creatura che è diventata il nostro angelo custode, recita la lettera di questa signora. Quando quel giorno mio figlio ha ricevuto quella chiamata, quella che l'ha fatto rinascere e ha cambiato anche la nostra vita per sempre, l'emozione è stata fortissima. Era paura mista gioia, una felicità che addolora, un senso di sollievo e terrore insieme. Piangevo e ridevo contemporaneamente. Ho sempre desiderato sapere chi fosse l'angelo di mio figlio, anzi chi fossero gli angeli. Sì, voi, una mamma e un papà da ammirare, un esempio di amore puro. Dalla sua nascita fino ad oggi ha subito tantissimi interventi. È entrato 8 volte in sala operatoria e ogni volta erano 2 o 3 operazioni insieme, una lotta continua. Ha iniziato la dialisi a 10 mesi di vita. Tutti i giorni 10 ore di dialisi fino a quando il 29 ottobre scorso ci chiamano e ci dicono che era arrivato il rene per lui. Tante volte avrei voluto contattarvi, ma non trovavo mai il coraggio. In verità ho sempre avuto paura di dare fastidio. Chiedo scusa se in qualche modo sono stata invadente, ma ogni giorno penso al piccolo Lorenzo e oggi, nel giorno del suo onomastico, ho deciso di scrivere. Siete persone speciali, grazie a voi mio figlio oggi è un bambino sano. Lorenzo vive in lui. La lettera è stata pubblicata da Simone Vanzi, papà di Lorenzo, del bambino morto in quel drammatico incidente stradale, per far conoscere al mondo che da un immenso dolore è nata una speranza.